Si abbreviano i tempi per ricevere un alloggio popolare per quanti hanno fatto richiesta. Ieri il sindaco e l'assessore alle politiche della casa, Enrico Raimondi, sono andati fisicamente per accelerare proprio la tempistica a consegnare i faldoni della seconda tranche di richieste. Sì, in effetti ieri ci siamo trovati in una situazione di emergenza, ovvero sia nel pomeriggio si è riunita la commissione ATER per prendere in considerazione le domande fatte dai cittadini, e c'era una seconda tranche di domande che erano ferme negli uffici nei settori dell'ufficio case, e quindi siamo dovuti andare io e l'assessore a prendere fisicamente queste domande e consegnarle all'ATER. Purtroppo abbiamo una situazione drammatica di carenza di personale aggravata sia dal piano ferie e sia dal fatto che molti sono stati colpiti dal Covid, hanno contratto il Covid, e quindi questo ha messo in ginocchio gli uffici. Se non avessimo, se l'assessore non mi avesse allertato, se non fossimo andati a prendere queste domande, molti cittadini si sarebbero trovati per colpa del comune esclusi dall'esame delle loro domande stesse. Per cui in questi giorni siamo in tutti i settori in allerta continua, anche per quanto riguarda gli altri settori, per quanto riguarda le PEC che ci arrivano, e quindi stiamo in uno stato di veramente continua allerta.